contento dopo due anni. Ragazzi, facciamo un applauso, perché capitano. Ti spiego anche perché contento, perché in mezzo a tutto quello che poteva capitare noi abbiamo l'autorizzazione e il parere favorevole della commissione di vigilanza, quindi per me oggi era una responsabilità non da poco, quindi ogni cosa che poteva capitare era il sindaco che veniva probabilmente preso e al quale si sarebbe dovuto chiedere delle spiegazioni. Invece è andato tutto bene, siamo stati nei tempi della diretta nazionale, ha vinto, come ho detto in precedenza, uno dei borghi più popolosi, più vivi della città, che ha una dirigenza, ha sempre avuto in questi decenni una dirigenza importante, e lo dimostra il fatto che sono arrivati al settimo Palio Vinto, che ha un seguito incredibile anche di tanti giovani come pochi altri hanno, e quindi sono un mix di cose che fa sì che il sindaco, pur avendo il cuore da un'altra parte, pur magari auspicando da sindaco, come ho detto prima, che vincano un po' tutti e che tutti i popoli abbiano la possibilità di poter provare le emozioni che si provano alla vittoria del Paglio, il sindaco che dica comunque che è giusto che abbiano vinto loro. E quindi sono qua per riconoscere questo, per fare loro i complimenti. Oltretutto un grande professionista che qui sulla nostra piazza è fra i migliori, è una certezza. Ci sono tanti bravi professionisti, ci sono dei fantini che X ore al giorno, 365 giorni all'anno fanno questo di mestiere e lo fanno con passione, con dedizione. Relativamente però alla piazza di Asti, questo è la sua piazza. Senta, ma la mano gli tremava quando firmava quella autorizzazione di prendersi? L'ho letta un attimo, un po' di volte, perché c'era proprio detto, io scrivevo ai miei dirigenti in comune, non possiamo non fare il Paglio, si va avanti, me ne assumo le responsabilità indipendentemente dal fatto che ci sia un parere di inidoneità della pista espresso dal ministero, dal tecnico del ministero che è venuto. Consapevole anche di una cosa, che tutti questi signori che sono qua che festeggiano ti dicono in certi momenti, sindaco vai avanti, siamo con te, poi quando arriva la responsabilità penale verso c'è la solidarietà di chi ti batte la mano sulla spalla, ma poi sei solo ad affrontare quelle altre robe. Allora, quest'anno lo si è fatto, ma da domani mattina è necessario che l'amministrazione comunale, con tutti i rettori, con i loro dirigenti e con tutti i popoli, con tutta la parte di Asti che crede profondamente in questa festa e nelle nostre tradizioni, si fermi 5 minuti e ragioni sul futuro. Perché siamo partiti da anni in cui ci si faceva delle prescrizioni per darci un parere favorevole, siamo passati adesso a un'altra fase che è quella ti diamo il parere negativo, cazzi tuoi, scusate il termine, ma è così, e se domani ci fosse un'ulteriore fase non ti vogliamo più far correre, tu non corri? Allora noi dobbiamo guardarci tutti nelle palle degli occhi e dire se andiamo avanti sperando che questa seconda fase rimanga questa all'infinito, quindi non ci si dà più il parere ma c'è uno che si prende la responsabilità, o se altrimenti in modo costruttivo, in modo oggettivo e consapevole si dice che la nostra festa probabilmente dovrà cambiare in un qualche modo per non essere attaccabile. Quindi non cambia pista, perché lì se no il problema si pone tutte le volte. Ma io adesso siamo alla serata dove sono qua dei vincitori, mi hanno appena arrivato, ho messo in mano una roba alcolica che l'ho bevuta, poi è arrivato un altro amico, mi ha detto ti do una birra, quindi sono un po' di cose, quindi l'euforia mi potrebbe portare a dire delle cose che non corrispondono a, però quello che ti posso dire, proprio per non lasciarti e per ringraziarti del fatto che tutto l'anno ci dedichi attenzione, che sei qua come pochi altri nostri giornalisti locali fanno, quindi nel fare il tuo, nel raccontare dei protagonisti della tua festa, dai spazio anche alla nostra in un modo oggettivo, pulito, a differenza di qualcun altro dalle tue parti che se può schernirci e parlare in modo anche offensivo certe volte, di cui non capisco il perché, ma quello è il bernavoliere senese. Perfetto, ecco, no, quello è un coglione, non un'altra punta. Ecco, ma detto questo, no, quindi nessuno, oltretutto di tutta gente che viene nella vostra città,
che soggiorna in alberghi, che va a mangiare al ristorante, che vive la vostra città, che la ama, che di quando è là, e che di fronte a uno come questo gli verrebbe voglia di sapere qual è la cosa, andate a fanculo, mi ha detto molto, io sono uno che non le manda dire. Condivido pieno. Perfetto, quindi sta facendo un cattivo servizio alla vostra città. Allora invece fa un cattivo servizio anche alla città di Siena. Sì, alla vostra città, infatti dico. Allora, proprio invece per chi sei tu e per come tu lavori, tutto quanto, mi viene voglia di dirti, cosa che dopo questi bicchieri qua non dovrei fare, è una delle ipotesi, ma bisogna avere la voglia, è rinunciare alla cornice. Cioè noi abbiamo questa pista triangolare nella piazza principale della città, ma se anziché fare la pista triangolare lì dove ce la contestano perché ci sono le piante, lo stesso tragitto lo spostiamo alla piazza di sotto, la lasciamo triangolare, noi togliamo ogni possibilità di attacco. Facciamo che non ci sono piante, quindi il 1,20 m perché lo steccato possa piegarsi, facciamo tutte le cose che arriva a un qualsiasi dal ministero e non si può inventare nulla. La pista è fatta per avere l'approvazione. Capisco che vuol dire rinunciare alla cornice di Piazza Alfieri. Però, ripeto, sono tutte cose che da domani con i rettori parleremo e ci discuteremo. Si tornerebbe all'antico praticamente. Si tornerebbe all'antico, d'altra parte, come qualcuno di ogni tanto io sono attaccato da qualcuno che mi dice stai stropicciando la tradizione, stai rovinando la festa, e la nostra è una festa che c'è da molto tempo, perché il Guglielmo Ventura ci dice che nel 1275, come da consuetudine, gli astesi andarono a correre il paglio sotto la città di Alba che stavano assediando. Se era già una consuetudine, vuol dire che nel 1275 correvamo già il paglio. In tutti questi secoli è sopravvissuto rimanendo al passo coi tempi. Era un paglio alla lunga, è diventato un paglio circolare, era un paglio fatto in una piazza, si è spostato poi in un'altra, era all'inizio un paglio dei nobili, poi è diventato delle confraternite, poi è diventato dei comuni e dei rioni cittadini, è stato certe volte un paglio più chiuso, altre volte un paglio più aperto, quindi non possiamo dire è 1000 anni che si fa questo in questo modo, se stravolgi qualche cosa, no, è 1000 anni che cambia per rimanere al passo del tempo. Allora io l'esempio lo faccio con un particolare tipo di industria, quella che faceva i mattoni. Dalle nostre parti ogni tanto si gira nei paesi della provincia e si vedono dei camignoli in mezzo al prato e i bambini piccoli chiedono ma che cos'è sto camignolo? Questa era una fabbrica che faceva i mattoni, e dice dov'è la fabbrica? La fabbrica è fallita, c'è solo più il camignolo perché è diventato un cimelio industriale da preservare e ci sono addirittura degli enti che gli dicono che non lo puoi demolire, ma il capannone di tutta la fabbrica non c'è più. Non c'è più perché pretendevano di continuare a fare i mattoni come le facevano 80 anni prima e non sono stati alle regole del mondo che cambiava, non erano più con le proposte che stavano sul mercato e compagnia bella. Allora, il nostro palio, d'altra parte, scusami se mi pego di prefisunzione, voi non correte da 500 anni il palio, voi prima avevate l'Elmora, la Pugna, avevate tutta una serie di altre cose, c'è stata un'edizione della Pugna dove sono morte delle persone e le vostre autorità dicono non si fa più questo gioco, se ne fa un altro, quindi è evoluto, capito questa cosa qua, poi avete trovato uno standard che ha funzionato bene nei secoli e che continua ancora oggi. Allora noi probabilmente quello standard, perché l'astigiano è un po' diverso, quindi posto che vai, gente che trovi, voi siete molto più aperti, noi siamo molto più chiusi, noi siamo sabaudi, siamo persone che no, più il lavoro più altre robe rispetto che al divertimento, quindi tutte queste cose qua insieme ci portano a dire che la nostra è una festa bella, che non è in concorrenza con le altre, perché ognuno ha la sua festa e ognuno va a rispettare la festa degli altri. Nel fare la nostra festa, nel celebrare le nostre tradizioni, noi cerchiamo di rimanere in vita perché il mondo sta cambiando e come nell'alimentare una volta facevi qualsiasi cosa, oggi c'è l'HCCP, c'è della gente che ha delle idee, poi va a informarsi, gli fanno un elenco di 30 permessi che deve avere, dice sai che cos'è? Io l'azienda non la apro, continuo a fare cosa facevo prima, non mi butto in una roba di questo tipo qua, no? E così uguale in questo mondo. Noi oggi viviamo di una festa che è a rischio, che qualcuno cerca di, con interessi magari che sono anche diversi rispetto al semplice far rispettare delle normative, che cerca di mettere a repentaglio. Domani noi dimostreremo che il sindaco, tutta la città, popoli come quello che questa sera festeggia, insieme invece con forza cercheranno di fare in modo che questa tradizione non solo venga rispettata nel tempo, non solo si perpetui, ma che lo si faccia sempre in modo più convinto e sempre più in modo grandioso. Benissimo, insomma, questa l'ha detto delle cose interessanti. Poi bene, perché anche a Siena e quasi tutti i pari, se vogliono andare avanti bisogna seguire i nuovi tempi, no? Anche a Siena cambiamenti da fatti, se no non vai avanti. Ma un'altra cosa mi ha colpito, quest'oggi noi avevamo in tribuna il ministro del turismo, il ministro Garavaglia, è stato intervistato da delle testate nazionali,
lui dice rimango qua ad Asti, rimango bocca aperta, bellissima situazione, conoscevo quella di Legnano perché io arrivo da qua vicino, sono venuto ad Asti, ho trovato una città vivissima, un mondo bellissimo, ci ha fatto mille complimenti e ha detto una cosa, noi cercheremo di intanto salvaguardare questa festa, intanto di fare in modo che tutti i pali in Italia vengano salvaguardati, che si crei proprio un discorso fatto per le città dei pagli, no? Che quindi insieme ci sia una legge, ci sia un qualche cosa che li vada a preservare e a salvaguardare, che si vada a fare in modo che le stesse norme valgano per tutti gli altri, perché a me non mi puoi venire a imputare di fare una cosa se non lo fai fare anche agli altri, allora aiutiamo tutti e aiutiamoli tutti con le stesse norme, e nello stesso tempo ha anche detto, molto vero questo, che l'importanza di queste feste, soprattutto dal punto di vista della socializzazione e di quello che queste feste attraverso, nel caso di gli attori, i protagonisti, nel caso di Siena le Contrade, nel caso di Asti i nostri comitati paglio dei borghi rioni e dei comuni, appunto quello che è il significato sociale di queste realtà, delle risposte che in quei quartieri questi soggetti danno e al vuoto che lascerebbero nel momento in cui non ci fossero più. Queste servono anche per i giovani, che lo stare insieme in una maniera pulita, io direi proprio di sì. Io quando andavo nelle scuole qualche anno fa a prendere i bambini di 5, di 6 anni e a crescere e a insegnargli un amore per il loro rione, immaginavo proprio questo e dicevo ai loro genitori: voi quando li mandate da noi siete sicuri di dove li avete mandati? Perché voi lavorate, siete in giro, il ragazzo in casa, il 12enne magari piccolo non esce, ma a 12-13 inizia a essere autonomo. Purtroppo fuori incontri magari la compagnia giusta, ma incontri anche dell'altra roba che non può essere. Quando viene da noi sai dov'è, sai che qui crescono con determinate regole, che ci sono persone che hanno la testa sul collo, che gli si insegna certi valori, che gli si insegna a amare la propria città, le proprie tradizioni, il proprio borgo rione. Benissimo, grazie.